Aveva 18 anni Elena Giorsetti, la ragazza che ha perso la vita in un incidente stradale. Casalgrasso arriva a 1 milione di euro da fondi PNRR. Marene, circa 3.000 coloratissimi indiani Sikh per le vie della città. Playoff Challenge in Serie A1 volley femminile, le gatte di Cuneo cedono al Bisonte di Firenze. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telegranda. Apriamo l'edizione del nostro telegiornale con il tragico incidente stradale avvenuto nel fine settimana a Monastero di Dronero. Elena Giorsetti, 18enne di Roccabruna, ha perso la vita dopo un violento urto. In totale sono state 9 le persone coinvolte e 3 automobili. A seguito del sinistro è scattato in queste ore l'arresto per il conducente dell'auto dove viaggiava la vittima con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Sentiamo. Salgono a quota 7 le vittime della strada da inizio anno in provincia di Cuneo. L'ultima è una ragazza appena 18enne di Roccabruna, Elena Giorsetti. Il gravissimo incidente ha avuto luogo nella notte di domenica 16 aprile, poco dopo le 4, a Monastero di Dronero, sulla strada provinciale 160 in direzione Castelletto di Busca. Un urto violento che ha coinvolto 9 persone e 3 automobili. Con diverse autoambulanze medicalizzate è intervenuta l'equipe sanitaria del 118, insieme ai vigili del fuoco di Cuneo, i volontari di Dronero e i carabinieri di Cuneo e Dronero. Ancora non definita la dinamica esatta del sinistro, pare che una delle vetture coinvolte avrebbe sbandato centrando le altre 2. Su una di queste, un Audi, c'erano 5 persone, tra cui la vittima, seduta sul sedile posteriore, e un altro giovane 18enne in gravi condizioni al Santa Croce di Cuneo. Notizia di queste ore è l'arresto della persona che era alla guida dell'Audi con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Massimo riservo da parte delle autorità inquirenti sulle motivazioni che hanno portato alla disposizione di questa misura cautelare. Il conducente del veicolo, di cui non sono state fornite le generalità, era stato trasportato all'ospedale di Savigliano con ferite di lieve entità in codice verde. Tra i feriti una persona è stata soccorsa in codice giallo, non in pericolo di vita. Anch'essa trasportata all'ospedale di Cuneo. Tutti di lieve entità a codice verde, gli altri coinvolti, 2 dei quali sono stati trasportati a Savigliano. Intanto l'intera comunità di Roccabruna e la vicina Dronero vivono ore di profondo lutto, come pure i compagni di classe di Elena, che frequentava la classe 4 presso il liceo artistico di Cuneo ad indirizzo grafica. La ricordano come una ragazza solare, riservata ma sempre disponibile ad aiutare i suoi amici. Nella mattinata di lunedì 17 aprile le classi di indirizzo arti figurative e grafica sono state insieme nelle prime 3 ore di lezione e si sono raccolti in un momento nella natura per riflettere e meditare su quanto accaduto alla compagna. E saranno celebrati mercoledì 19 aprile alle ore 15 i funerali di Elena Giorsetti. L'ultimo saluto alla giovane si svolgerà presso la chiesa di San Giuliano a Roccabruna, dove la ragazza abitava. Martedì sera alle ore 20:30 nella stessa chiesa si terrà una veglia di preghiera. Studentessa al liceo artistico di Cuneo, Elena lascia la madre Elisa, il padre Bruno e la sorella Anna, oltre ai parenti e agli amici. E nella cronaca ancora 2 incidenti. Nel primo ha perso la vita nel corso della Coppa Italia Velocità Misano il 46enne Fabrizio Giraudo di Fossano. L'incidente ha visto coinvolti diversi piloti. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso e in seguito all'accaduto il promotore del trofeo, il Misano World Circuit, hanno deciso di annullare la manifestazione nel rispetto della tragedia. Fabrizio Giraudo viveva in frazione San Sebastiano ed è ancora in fase di accertamento la dinamica esatta dell'incidente. E ancora nel pomeriggio di domenica si è verificato un incidente a Bernezzo in località Sant'Anna, coinvolto un uomo di 60 anni residente a Bernezzo che mentre era intento a bruciare alcune sterpaglie è rimasto ustionato. Il rogo è divampato, pare, a causa del vento e cercando di spegnerlo l'uomo ha subito gravi ustioni in gran parte del corpo. Per questo è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il malcapitato al CTO di Torino. Le sue ferite sono piuttosto serie, quindi è stato necessario il trasferimento nel reparto Grandi Ustionati nel capoluogo piemontese. Il 60enne però non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Cuneo, i volontari di Dronero e l'equipe medico-sanitario del 118.
Voltiamo pagina e parliamo di fondi del PNRR. È la volta del comune di Casalgrasso che ha ottenuto 1 milione di euro. Sentiamo i particolari. Il comune di Casalgrasso ha ottenuto 1 milione di euro di contributi da fondi del PNRR. 500.000 euro ottenuti tramite un bando regionale verranno utilizzati per realizzare un nuovo magazzino per la protezione civile. Gli altri 500.000 euro ottenuti tramite un bando ministeriale verranno utilizzati per l'adeguamento sismico e il rifacimento della scala interna e del tetto della scuola dell'infanzia di Via Torino. La notizia era trapelata già ad inizio febbraio con i vertici competenti ed ora è ufficiale. Per quanto riguarda il nuovo magazzino della protezione civile sorgerà fra qualche tempo all'interno del palazzo comunale. Dai vertici del comune si dichiarano molto soddisfatti e contenti di aver ottenuto questo risultato, che premia l'impegno e il lavoro costante alla ricerca di bandi che portino del bene al paese. Alla cifra tonda da 1 milione di euro si aggiunge anche un contributo di 6.000 euro dalla Regione per la protezione civile, che verrà utilizzato per acquistare un'idrovora per i periodi di alluvione. Un aiuto significativo per i volontari della protezione civile di Casalgrasso, che stanno portando avanti numerose attività a favore del paese, come ad esempio la pulizia degli argini dei fiumi e torrenti che attraversano il territorio, la manutenzione del lago della Cava, dove c'è la società di pesca e dove si terranno alcune feste ed eventi. I volontari poi hanno iniziato la manutenzione del percorso salute, dove a breve verranno montati dei tavoli da picnic per permettere ai cittadini di trascorrere le belle giornate all'aria aperta. A Casalgrasso sta proseguendo anche il progetto Più Api, Oasi Fiorite per la biodiversità, che ha l'obiettivo di favorire la ripopolazione di questo insetto fondamentale per il benessere della vita sulla terra, ma sempre più a rischio a causa dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. Sarà proprio il gruppo di protezione civile ad occuparsi anche quest'anno della manutenzione del campo fiorito adibito al progetto. Parliamo di trasporti, disagi in vista per i pendolari e i passeggeri della tratta ferroviaria Cuneo-Fossano. Per fine aprile e inizio maggio la rete ferroviaria ha annunciato l'esecuzione di alcuni lavori di aumento della massa assiale ammessa sulla ferrovia, che una volta terminati consentiranno il transito sulla stessa di mezzi fino a 22,5 tonnellate per asse. In particolare, dal 25 aprile al 1 maggio compresi, non sarà possibile raggiungere Fossano da Cuneo in treno, con il servizio di trasporto pendolari e passeggeri, che verrà invece sostituito dal bus. Il servizio bus è stato studiato cercando di minimizzare i tempi di viaggio, che però naturalmente subiranno gli effetti del traffico. Parliamo adesso di valorizzazione del territorio italiano e lo scopo dell'iniziativa Capitale Italiana della Cultura 2026. Il territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero si è candidato al fine di rappresentare un esempio nazionale di cultura, innovazione e crescita sostenibile. Il territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero si candida a Capitale Italiana della Cultura 2026. L'iniziativa coinvolge 81 comuni del territorio. La Capitale Italiana della Cultura è un'iniziativa del Ministero della Cultura, nata nel 2014 con l'obiettivo di valorizzare il territorio italiano. L'idea è di designare annualmente una città che si faccia portatrice di innovazione culturale, sociale, imprenditoriale, ecologica e tecnologica tramite la proposta di un progetto di rigenerazione territoriale e diventi simbolo per il resto del Paese. La visione che muove la candidatura di Langhe e Roero a Capitale Italiana della Cultura è che questi territori possano insieme rappresentare un esempio nazionale di cultura, innovazione e crescita sostenibile. Alba e Bra sono state scelte in quanto città simbolo del territorio, ma la candidatura riguarderà tutti i comuni dell'area. Un progetto che testimonia una forte fiducia in quello che si ritiene un unico territorio, composto di tante realtà differenti ma con una storia comune. La candidatura avviene in varie fasi, la prima delle quali consiste nell'invio al Ministero della Cultura di un dossier contenente il progetto di innovazione e rigenerazione entro la fine del 2023. Ogni comune è invitato a prendere parte alla redazione del progetto, che sarà completato di molte iniziative per rendere il piano di lavoro articolato ed eterogeneo. Non mancheranno i rimandi alla tradizione letteraria del territorio con Giovanni Arpino, Beppe Fenoglio e Cesare Pavese. Inoltre, il progetto prevederà proposte legate alle infrastrutture, al turismo e all'economia.
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione CRC ha deliberato 4 contributi straordinari per un'erogazione complessiva di 5,3 milioni di euro a sostegno di altrettante progettualità di grande respiro condivise con i 4 comuni di Alba, Bra, Cuneo e Mondovì, di riferimento per le aree tradizionali di intervento della Fondazione. Nello specifico, i progetti riguardano ad Alba la riqualificazione del centro storico della città con un contributo di 1,550 milioni di euro. Avrà un intervento di recupero e rigenerazione urbanistica dell'edificio C dell'Istituto Comprensivo Bra 1, 650 mila euro. A Cuneo la riqualificazione dell'Istituto Scolastico Luigi Einaudi con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità dell'ambiente scolastico. A Mondovì la realizzazione di un teatro comunale in grado di sostenere la ricca programmazione culturale della città e di tutto il Monregalese. Questi interventi straordinari completano il programma 30 anni insieme, voluto dalla Fondazione CRC nel 2022 per celebrare i primi 30 anni di attività, che ha già previsto il sostegno a 15 progetti significativi promossi dai 15 comuni che hanno fatto parte della sua storia fin dall'inizio, nel 1992, per un importo totale di 1,5 milioni di euro. E adesso ci spostiamo a Marene perché nelle scorse ore si è svolto un colorato corteo della comunità di indiani Sikh per le vie dei paesi. Centinaia di indiani sono giunti nella cittadina che ospita proprio un tempio Sikh. Una colorata fiumana nelle scorse ore ha pacificamente invaso le vie di Marene. Si è svolto infatti il Nagar Kirtan, corteo religioso della comunità Sikh per le vie del paese. Una processione accompagnata da inni e canti che ha visto la partecipazione di centinaia di indiani Sikh anche da fuori Piemonte con i tradizionali abiti colorati. Questo corteo consiste nel celebrare il battesimo dei Sikh del Pant Khalsa Sajna, che fu fatto per la prima volta nel 1699 dal nostro decimo guru Shri Guru Gobind Singh Ji. Si chiama Nagar Kirtan perché è un corteo appunto religioso che si fa all'interno del quartiere del paese nel quale si vive. Quindi per questo oggi siamo qui a Marene e facciamo questo corteo insieme a tutti i marenesi e non. Tante persone arrivate dal Piemonte, ma non solo. Non solo, esatto, vengono anche da Brescia, per esempio c'è qua una mia sorella che viene da Ancona, insomma da ovunque, da dove si vuole, dalla Valle d'Aosta persino, cioè quindi da Reggio Emilia, veramente da tutte le parti, siamo pronti ad accogliere tutti. Ecco, voi siete radicati nella città di Marene perché qui c'è un tempio Sikh. Sì, qui abbiamo un tempio Sikh, qui non è che devono venire solo i Sikh, vengono dappertutto, ci sono induisti, cristiani, vengono sia i Sikh, noi qui ci siamo tutte le domeniche, però ci sono le persone che vengono anche in settimana, vengono qui a pregare, c'è il cibo, che possono fare il pranzo, cena qui. Ecco, questa è una festa anche molto colorata, in qualche modo anche molto solare. Sì, infatti noi non vediamo l'ora per le nostre feste perché vestiamo di indiano, perché non possiamo vestire sempre di vestiti indiani, quindi siamo tutti con i vestiti indiani, poi il cibo che è stato organizzato dai gruppi, dei ragazzi, che raccogliamo dei soldi, organizziamo il cibo, così mangiano tutti e assaggiano il cibo indiano. Dovessimo raccontare che cos'è il sikhismo e un sikh? Allora, i Sikh sono quelle persone che portano il turbante e hanno le barbe lunghe. Attenzione però perché ci sono diversi tipi di turbanti, non tutti sono uguali. Noi Sikh abbiamo 5 segnali che ci distinguono, insomma. Oltre ai capelli lunghi, il turbante, portiamo una cosa che si chiama kirpan, un pettinino nei capelli, dei mutandoni sotto i vestiti ovviamente, perché altrimenti non sarebbe proprio bello da vedere. E queste sono le caratteristiche che ci distinguono. Generalmente come stereotipo si pensa che gli indiani lavorino sempre solo nelle stalle, non è proprio così, ma la maggior parte sì è così, soprattutto qua nella Granda, che il lavoro che ci viene offerto è questo e siamo ben contenti di fare questo lavoro. Ringraziamo molto il comune di Marene che ci aiuta tutte le volte che facciamo questa processione e vorremmo ringraziare anche le forze dell'ordine e tutti gli altri cittadini di Marene che ci ospitano sempre e ci ringraziano.
E in tema di celebrazioni, nelle scorse edizioni vi abbiamo annunciato che Cuneo, insieme a Borgo San Dalmazzo e Boves, sono per questo 25 aprile le città che avranno l'onore di ricevere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le celebrazioni ufficiali della Festa della Liberazione. In queste ore si sta definendo nei dettagli il programma di visita e nel frattempo la città di Cuneo comunica ai suoi cittadini che potranno fare sentire il calore della città nei confronti del Presidente accogliendolo nei momenti pubblici della visita, al Parco della Resistenza e nel tragitto che percorrerà a piedi al termine della cerimonia al teatro dal Toselli alla Prefettura. Cuneo avrà però altri momenti dedicati alla Festa della Liberazione, come ad esempio la sera di lunedì 24 aprile alle 20:30 si svolgerà la tradizionale fiaccolata della Resistenza. La mattina di martedì 25 aprile avverrà il consueto omaggio ai luoghi simbolo della Resistenza. Data la concomitanza con la visita del Presidente, l'omaggio avverrà in forma contenuta. E ancora la sera di martedì 25 aprile alle ore 21 al Teatro Toselli, reading musicale sul tema della libertà. Il 25 aprile è storia di un giorno, a cura di Matteo Corradini, con la partecipazione di Elio Biffi e Simone Pagani, tastierista e bassista dei Pinguini Tattici Nucleari, e l'attrice Claudia Perossini. E si è svolto nel fine settimana il Porte Aperte del Canile di Cuneo, presenti diverse associazioni e tanto pubblico per gustare momenti speciali con gli amici a quattro zampe. Vediamo. Si è svolta nello scorso fine settimana la giornata di Porte Aperte al Canile di Cuneo, un appuntamento che oltre a conoscere la realtà della struttura ha visto la partecipazione di varie associazioni che svolgono il proprio lavoro anche in compagnia degli amici a quattro zampe. Siamo un'associazione fuoristradistica piemontese, siamo un ODV, siamo il provinciale, facciamo parte di un gruppo regionale e siamo iscritti in protezione civile. Le nostre varie attività sono anche ricerca dispersi e eventualmente ci rendiamo utili per qualsiasi servizio che al comune o alla provincia possa essere utile. E durante l'arco dell'anno svolgiamo anche delle attività con i ragazzi disabili e per rendere loro la giornata un pochettino più serena e utile e aiutandoli anche portandoli in giro con i mezzi fuoristrada in maniera da poterli aiutare. Quindi mi riaggancio, è un momento di volontariato puro che ci accomuna fra tutti, perché il volontariato è un po' quello che sostiene il terzo settore. Ecco. Noi siamo molto soddisfatti di aver accettato comunque anche l'invito, perché per noi era comunque una novità questa del Canile di Cuneo, di questa iniziativa, è stata veramente bella e l'abbiamo accolta con entusiasmo. Questo perché? Perché serve anche per dare un messaggio, per trasmettere, magari diamo 10, si recepisce 5 ma 3 rimane, questa è un po' la filosofia della... Ecco, questo è importantissimo perché? Perché il mondo cinofilo, la cinofilia in genere, quindi il cane, è ancora una cosa vista in modo un po' particolare, soprattutto sui cani da lavoro. Perché? Perché vedere un cane che lavora è facile, oh che bello, che bello, che bello, poi in realtà okay, la gente, magari così, il cinofilo improvvisato, dice ok vorrei anch'io un cane del genere, poi si accorge che è ingestibile perché non è in grado di esistere e finisce purtroppo in queste cose. Il messaggio che noi con questi piccoli esercizi, queste piccole dimostrazioni, queste piccole chiacchierate che si fa con la gente servono proprio anche un po' per sensibilizzare questo aspetto qua. Quindi l'aspetto della cinofilia è una cosa molto particolare, al di là dello sport che uno fa per livello sportivo, per ego personale, però comunque quello che conta è dare un segnale di padronanza, anche di sapere cosa uno vuole fare, soprattutto con un cane, perché un essere vivente, non è un peluche, non è un capriccio. Noi ci occupiamo degli interventi assistiti con gli animali, che è la pet therapy, quindi, e sono interventi che facciamo normalmente con i bimbi piccoli, quindi partiamo dall'asilo nido fino ad arrivare ai pensionati e alle case di riposo. Io penso che oggi il messaggio sia passato, perché comunque c'è stata molta affluenza e hanno visto che il cane appunto non è semplicemente quello che sta sul divano tutto il giorno, ma che può lavorare e nel nostro caso portare gioia, perché poi gli interventi assistiti con gli animali comunque hanno come obiettivo quello di portare serenità
e normalmente funziona. Vedere già soltanto un cane fa sorridere, accarezzarlo è rilassante. I cani, per poter far pet therapy, seguono un percorso educativo e vengono valutati da un veterinario comportamentalista per capire che con che tipo di disabilità loro possono lavorare e con che tipo di utenza. Si può lavorare dal bambino piccolo, appunto, come facciamo anche noi, fino ad arrivare alla disabilità o all'anziano medio grave. Sulla tipologia di cane, tutti i cani possono fare pet therapy, purché appunto abbiano determinate caratteristiche proprio a livello di caratteriali, cioè quindi docilità, tempra, temperamento, paure, ma sono cose che si valutano, e un buon percorso educativo. Tante volte anche un cane che può avere un po' di ombre possono comunque risolverlo, non per forza devono avere una razza particolare per poterlo fare. Per l'agricoltura è scattata la corsa all'Oscar per i giovani italiani che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra, dalla coltivazione all'allevamento, dall'agriturismo alla vendita diretta fino alle bioenergie e all'economia. Lo riferisce Coldiretti Cuneo in occasione del via all'Oscar Green 2023 Generazione in Campo, il premio all'innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro. Al premio Oscar Green promosso da Coldiretti Giovani Impresa è possibile iscriversi fino al 30 aprile 2023 direttamente sul sito giovaniimpresa.coldiretti.it nella sezione Oscar Green in una delle 6 categorie di concorso. Le categorie sono energie per il futuro e sostenibilità, premia quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile, impresa digitale, premia i progetti di quelle giovani aziende agroalimentari che coniugano tradizione e innovazione, campagna amica, promuove e valorizza i prodotti made in Italy, Custodi d'Italia premia le aziende che contribuiscono al presidio delle aree più marginali e più difficili, Fare filiera prende in esame i progetti promossi nell'ambito di partenariati variegati che coniugano agricoltura e tecnologia, e in ultimo Coltiviamo solidarietà premia le iniziative volte a rispondere ai bisogni della persona e della collettività grazie alla capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti destinati a soddisfare esigenze generali e al tempo stesso però creare anche valore economico e soprattutto etico e sociale. Passiamo adesso alla pagina sportiva, parliamo di pallapugno Serie A con i risultati della seconda giornata e le interviste alla squadra San Bernardo Subalcuneo di Marco Battagliano. Pallapugno Albeisa, Marchisio Nocciola e Corte Miglia e Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese conquistano il secondo punto stagionale e restano in testa alla classifica a punteggio pieno nel campionato italiano di Serie A Banca d'Alba. Il team ligure di Federico Raviola espugna lo Sferisterio di Dogliani superando 2-9 la Virtus Langhe di Davide Barroero. Successo anche per i campioni d'Italia di Massimo Vacchetto 1-9 a Ceva con le vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Matteo Levratto. Primo punto stagionale per l'Acqua San Bernardo San Biagio e l'Araldica Castagnole Lanze. A San Biagio Mondovì la formazione di Andrea Pettavino batte 9-8 la macchina agricola e canalese di Cristian Gatto, mentre gli astigiani di Enrico Parussa violano lo Sferisterio di Bormida vincendo 5-9 con la bormidese di Davide Dutto. La quadretta albese di Paolo Vacchetto si impone 9-1 al Mermè di Alba con l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Marco Battaglino. Era nostra intenzione fare bene la prima in casa davanti al nostro pubblico, ci siamo riusciti, siamo stati bravi nei momenti importanti della partita a rimanere concentrati e a strappare 15 importanti, per cui ci godiamo questa vittoria e adesso penseremo sicuramente alla prossima contro l'Imperiese, che sarà una partita difficilissima in casa Dolcedo, per cui casa loro Dolcedo, per cui adesso ci godiamo appunto la vittoria e pensiamo subito a come prepararla in settimana. In alcuni momenti della partita siamo stati bravi, sul 5-1 su mente soprattutto abbiamo vinto un gioco al 40 pari caccia secca che si era messo nella direzione della Subalcuneo e invece siamo stati bravi, lì un gioco cambia tutto, potevamo essere andati 6-1, invece potevamo andare 5-2 e sicuramente sarebbe stata un'altra partita, sarebbe stata anche molto più difficile dal punto di vista mentale riuscire a strapparla, invece siamo stati molto bravi appunto sul 40 pari caccia secca e poi niente, appunto abbiamo fatto una buona prestazione davanti al pubblico di casa, siamo contenti e buon, pensiamo alla prossima. Sicuramente forse un 2-3 giochi in più potevamo anche averli, però secondo me la sconfitta è giusta perché sono stati superiori su ogni reparto e noi stiamo giocando malissimo, in primis a partire da me che sto trovando
poca fiducia, poca sicurezza nei miei colpi, di conseguenza poi trasferisco tutta la squadra, e c'è da lavorare tantissimo e questa è la strada che dobbiamo prendere, che abbiamo già preso e dobbiamo solo continuarla, sicuramente prima o poi arriveranno dei miglioramenti e speriamo di riprenderci il prima possibile. Vi ricordo che l'incontro andrà in onda sulle nostre reti domani sera, martedì, a partire dalle ore 21. E solo una buona dose di sfortuna non ha permesso al Racconigi Cycling Team di festeggiare il primo meritato successo stagionale nell'inedita edizione del Porto Sant'Elpidio Cycling Festival sulle strade marchigiane di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. La cunese di Bra Irene Cagnazzo, junior al secondo anno, è rimasta coinvolta in una rovinosa caduta nella parte finale dell'ultimo tratto di sterrato, quando si trovava nel drappello delle migliori, formato esclusivamente da atlete appartenenti alla categoria Elite. L'incidente è avvenuto a 5 km dalla conclusione, quando la talentuosa atleta diretta in ammiraglia dall'esperto tecnico Claudio Vassallo stava già pregustando la prima gioia stagionale. Dopo essere ripartita con numerose scoriazioni sul lato destro del corpo, l'atleta di Patron Silvio Traversa è stata raggiunta da un drappello di immediate inseguitrici. Nella volata finale, la Cagnazzo, molto dolorante per l'inaspettato incidente subito, si è dovuta accontentare della quinta piazza. Le 81 atlete che hanno risposto all'invito degli organizzatori marchigiani si sono date battaglia per 102 km spalmati lungo le strade di un circuito ripetuto per 4 volte, caratterizzato da un difficile tratto in ascesa completamente sterrato che ha provocato grande selezione, permettendo a sole 22 atlete, tra cui 6 junior, di tagliare il traguardo finale collocato sul lungomare di Porto Sant'Elpidio. E ancora per lo sport parliamo di pallavolo Serie A1, la Cuneo Gran San Bernardo impegnata nei playoff challenge si fa rimontare 2 volte al quinto set e cede al Bisonte di Firenze, trascinato da Herbots. Il coach Bellano ha detto: rammarico per il secondo set, ora analizziamo per fare meglio in gara 2, vediamo. La Cuneo Granda San Bernardo inizia il suo cammino nei playoff challenge con un KO a Firenze nel terzo tie break della stagione con il Bisonte Firenze. A Palazzo Buoni, in una partita tecnicamente non bella, la formazione di coach Bellano offre ancora una volta una prestazione caratterizzata da troppi alti e bassi. Bene nel primo e nel terzo set vinti, male nel secondo e nel quarto parziale persi. Nel quinto le gatte cedono sotto ai colpi di Herbots, top scorer dell'incontro, con 24 punti e Silvis. Con Kunnetsova e Samaria corrente alternata non sono bastati i 18 punti di Giselle e i 13 di Hall, la migliore delle sue, con il 50% in attacco e 4 muri all'attivo. Dalla panchina non hanno nascosto che si è trattata di una gara particolare. Per i primi 2 set dispari il gioco è stato di buona qualità, mentre i set pari sono stati giocati bene fino a metà set, per poi vedere uno stop in ricezione e un po' nella scelta dei colpi in attacco nelle rotazioni, con il libero in posto 1 e i 2 ricevitori vicini, da cui non si è riusciti a venire fuori con la qualità che serviva. Nel tie break Firenze ha preso subito un paio di punti in attacco e le gatte non sono più riuscite a recuperarli. Ancora, secondo l'analisi del coach, nel secondo set, con un po' di pazienza in più, si poteva prevalere. Sullo 0-2 la partita avrebbe preso una piega decisamente interessante. Rispetto alla gara con Novara, in ogni caso, le cunesi sono sempre rimaste in partita ed hanno provato a giocarsela fino alla fine. Capitan Signorile e compagni alla quinta sconfitta consecutiva, alla settima stagionale, al tie break, mercoledì 19 dovranno prendersi la rivincita al Palazzetto dello Sport di Cuneo in gara 2 alle ore 20:30 per tornare a Firenze domenica 23 per l'eventuale gara 3. In chiusura parliamo dell'ultima tappa del campionato interregionale di Serie C di ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d'Italia che si è tenuto a Rimini, tappa conclusiva di un lungo percorso che l'associazione cunese preparava con le sue atlete da tanto tempo. Ottimo risultato, il 7° posto in classifica, segno oggettivo e concreto di una crescita tecnica in costante aumento. Lo scorso anno le ginnaste nella stessa competizione hanno totalizzato un punteggio di squadra nettamente inferiore
ore, conquistando così in questo 2023 un posto fisso nella top 10 in tutte le prove di campionato. Le ginnaste cunesi che hanno preso parte a questo impegnativo campionato sono state le cunesi Alessia Ristorto, Lucrezia Silvestro, Sara Duz e Asia Delfino, insieme alla bernecese Petra Fanesi e alla borgarina Sofia Ambrosio. Grande soddisfazione quindi in casa Cuneo Ginnastica tra i tecnici e i dirigenti per aver concluso questo importante campionato con piazzamenti di prestigio che lasciano ben sperare per il futuro. Con questo si conclude l'edizione del nostro telegiornale, restate in nostra compagnia e grazie per averci seguito.